Guardate un po' che cos'ho, io sono la zia! Chi lo vuole allora? Uno a te! Uno a te! Ehi, tu hai già mangiato, me lo ricordo! Uno alla piccola Lisa! E oggi giocheremo insieme, siete contenti? No, io non entro, rimango chiuso qui, ho troppa paura! Non lo faccio, non ce la faccio! A me in realtà piacciono i cani, solo che mi fanno anche un po' di paura! Nelle foto sono belli, ma poi invece ho paura di vederli tutti insieme! Ma ciao! Il nuovo album di figurine di Nino e Matti è finalmente in edicola! Correte a prenderlo! Ecco, rimarrò qui. Nessuno mi potrà far male. Muoviti! No, guarda quanti sono, Non fa per me, Nina, non fa per me, devi essere tu. Ma che stai dicendo? Sono tutti bravissimi, andiamo! Fai tu la dog sitter, io rimango qui. Va bene, ok, allora sapete che vi dico, lui non vi vuole bene, mordetelo! No! Guarda, lei ti vuole mordere! Oh, mi vogliono attaccare! Sì, adesso esco, ok? Apro il cancello, va bene? Vado, piano. Ok, il cancello è aperto. Vi prego, io sono una brava persona. Non fatemi che male. Lo vedi che non ti fanno niente, puoi accarezzarli. Ma sono così carini. Sì, sono carinissimi. Ma ho avuto paura per niente. Esatto, Matti, sono bravissimi. Io e Matti oggi stiamo per fare i dog sitter di 10 cani. Presentiamoli. Lui è Cocco Gnocco. Lei è Lisa, Giorgia, Briciola, Lucrezia, Patata, Chicco, Lia, Pisolo, Mirtilla. Matti, abbiamo un problema. Cocco Gnocco si è rotto. Matti, Cicco, amico. Forse sta male. È svenuto. Oh no, dobbiamo fare qualcosa. Nina, ma sta solo giocando. Guarda, vuole solo un po' di coccole. La loro padrona ci ha lasciato una lista e noi dovremmo completarla a fine giornata, ok? Esatto, lista delle cose da fare. Qual è la prima? Prima cosa, farli giocare. Abbiamo un po' di giochi per voi. E aspetta, adesso Nina... No, così mi sentono tutti addosso. Esatto, cioè... soprattutto Giorgia che vorrebbe la sua palla. Ciao Giorgia, ecco subito, te la do, eh. Sei pronta? 3, 2, 1, vai! La dovevi tirare così. E allora gli darò questo, magari gli piace di più. Vittoria, mi piace. Il maiale a chi lo diamo? A Lisa? Lisa? Chi vuole la pallina? Nessuno vuole questo maiale. Vuoi questo? Chi la vuole la pallina? Provate a prenderla. Non ha avuto molto successo. No, Matti, perché non gli devi dire così? Guarda, questo. Lo vuoi questo? Ma ci ha rubato un altro gioco! Giorgia è la rubatrice di giochi! Aspetta, secondo me Cocco Gnocco vuole il maiale. Cocco Gnocco, lo vuoi il maiale? Lo vuoi il maialino? Maialino? Lo vuoi? Oh, come sei carino! Vediamo se qualcuno riesce a prendere il pollo! Vai, salto del pollo! Tu lo vuoi? Tu lo vuoi il pollo? Nina, il pollo non ha molto successo. Giorgia, tu che vuoi tutti i giochi, per caso vuoi pure un pollo? Secondo me Giorgia vorrebbe il maiale. Ha preso il pollo! Malva prende tutto, sono tutti in questa cuccia i giochi! Ne è rimasto solamente uno. Io lo so che tu vuoi un gioco. Me lo sento. Io credo che non funzioni. Nessuno vuole un gioco, ma non mi arrendo. Rimane solamente un gioco e finalmente la missione sarà completata. Lo vuole qualcuno? Ehi! Ma questo non suona, ma questo gioco è fatto male. Vabbè, anche se non suona, lo vuole qualcuno? Secondo me lo vuole Lisa. Oppure lo vuoi tu? Chi lo vuole questo giochino? Oh, Nina, sta arrivando. E Giorgia l'ha rubato. Perfetto. Ok, mettiamoci questa pettorina, Giorgia. Allora, aspetta perché io non sono molto brava, eh. Allora, iniziamo. Ok. Guarda come sei carina. Ok, dopo un quarto d'ora ci siamo riusciti, Giorgia. Sei pronto? Matti, andiamo, hai preso i tuoi cani? Ma devo farlo anch'io? Sì, dai, allora metti a lui. Nina, io non sono capace, ho paura che scappano. No, non scapperà nessuno, tranquillo. Ok, va bene. Ecco qui, questo è per te. Ok, uno messo. Manca Pisolo, dai Matti. Pisolo, devo metterti. No, non vuole che glielo metto, si nasconde, ho paura. Te l'ho fatta.
Ok, sono pronti per uscire, tu ci sei? Sì, sono pronto. Completiamo la nostra lista delle cose da fare. Ma tu hai mai portato un cane a passeggio? No. Ottimo. Aiuto, Matti! Ehi, Giorgia, ha fatto tiri! Ma i miei cani sono così facili da portare! Tranquilla, Giorgia, andiamo a passeggio! Dai, Nina, è così semplice, passeggiamo! È semplicissimo! Ok, Giorgia, tranquilla, dobbiamo andare piano! Ok, passeggia come un cane normale! Guarda, io ne porto due con una mano! Sì. È troppo facile per me! Porta Giorgia, che pesa come me! Oh no, è troppo difficile portare Giorgia! Giorgia, tranquilla! Tranquilla, guarda, passeggiamo tranquillamente! Comunque, questa è la nostra seconda missione di oggi! Se riusciamo... Perché scappa, Nina? Ancora non l'ho capito! Se riusciamo a completare anche questo punto della lista delle cose da fare, saremo a buon punto, Nina. Facciamo in questo modo: se riusciamo a completare la lista delle cose da fare, ti regalerò un cane alla fine della giornata. Giorgia? No, non possiamo prendere loro, non sono nostri. Ok. Falzacchiotti, se anche voi volete adottare un cane o aiutare i volontari a prendersi cura dei cani, visitate la pagina dell'associazione Oana for Pets. Mi raccomando, aiutate anche voi gli amici a quattro zampe. Giorgia, allora facciamo vedere a Matti cosa abbiamo imparato. Ok, perfetto. Ora andiamo verso il muro. Ora seduta. 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 Annusa il muro. Ok, perfetto, brava. Annusa per terra, ora. Vedi, Matti, è bravissima. Ok, ora continua a camminare. Cammina. Sì, sì, brava, brava. Hai imparato tutto. Che disastro. Non sembra che Nina abbia imparato. Vediamo se ci riesco io. Seduti. Seduti. Dai, seduti. Nina, non siamo bravi addestratori di cani. No, è che forse non parlano italiano. Vabbè, comunque io adesso tornerei perché abbiamo tantissime cose da fare ancora, eh. Aspetta, Pisolo deve dire una cosa. Pisolo? Hai capito? Ha detto che vuole tornare a casa perché ha fame. Beh, allora andiamo. Ciao, Marti, noi andiamo, corri. Vi raggiungiamo subito. Prossimo punto della lista, dargli da mangiare. Non possiamo assolutamente non dargli da mangiare. È importante soprattutto per chi ha fatto una bella passeggiata ora. Ora voglio vedere come te la cavi, visto che hai paura di Giorgia, l'ho notato. Eh sì, i cani grandi mi spaventano un po'. Venite, c'è un po' di pappa per voi. Chi la vuole? Ecco il primo, ciao. Qualcuno vuole un po' di pappa? Matti, non devi dargliela così. Uno per uno. Sei proprio abituato, eh? No, Nina, sto imparando per la prima volta, sinceramente. È vero, funziona, ma sei bravissima, Nina. Una, guarda, cocognocco. Ma Grecia. Tutti mangiano. Ehi, mangialo anche tu. Ah, lei vuole quello mio. Su Grecia, ma non dare i calci al biscottino. Tu vuoi questo? Tieni. Oh, no, è più grande di te quello. Giorgia se ne ha appena mangiati due. Tieni, questo è per te. No, Giorgia! Ma Giorgia ruba sia i giocattoli che il cibo! Lo vuoi, Pisolo? Sto cercando di dare da mangiare a Pisolo. Guarda, ha paura di me! E se n'è andato. Vabbè, intanto l'ha preso. So che l'avete notato, i cani in realtà non sono tutti. Io vorrei dare da mangiare a Lia, ma lei ha paura di noi, guardate. Lia, voglio darti un biscotto! Non ha funzionato. No, Matti, forse perché non parli la sua stessa lingua. Allora, ragazzi, è il momento di fare la na... Lia, è il momento di fare la nanna. Allora, iniziamo a raccontare una storiella, va bene? Intanto uno a te. Perfetto, Lucrezia. Va bene, Lucrezia, ci vediamo dopo. Allora, voi aspettate qua, perché prima devo raccontarvi una storia. Il rumore dei tasti era l'unico suono nella stanza. Fuori gli uccellini fischiettavano allegri sugli alberi. I bambini giocavano felici nel parco. Siete contenti? Anche voi vorreste andare a... Era una bella storia comunque, eh? Nel laboratorio segreto di Black Shadow, però, sembrava calata la notte. Nina, ma si può sapere che cosa stai facendo? Mi sto leggendo Nina e Matti la sfida contro il tempo, vedi come stanno attenti? Beh, effettivamente stanno tutti qui intorno a te. Sì. Comunque, il prossimo passo della lista è quello di farli dormire, quindi... Non so come, ma devi riuscire a farli addormentare. Sì, allora un attimo, gli leggerò tutto il libro di questo passo. Nina e Matti si scambiarono uno sguardo allarmato. Erano in trappola. Matti? Matti, non si sono addormentati. Come faccio ora? Matti? Che c'è? Nessuno dorme! Ma mi sono addormentato io, va bene comunque? Non lo so, e poi Giorgio ha sbavato tutto il libro. Come facciamo ora? Che schifo! Aiuto! Lucrezia, mi stai rubando tutto! Aspetta!
Comunque, se anche voi avete un cane o qualsiasi altro animale, che cosa state aspettando? Andate in libreria oppure su Amazon e prendete anche voi La sfida contro il tempo, il libro perfetto per tutti gli animali. Ricordate di taggarci su Instagram con una foto in cui il vostro animale legge il libro e magari verremo a casa vostra a fargli una sorpresa. La padrona non mi ha chiesto di fare questo, ma un bello scherzo a ninna con i cani non l'ho mai fatto. Siete pronti al grande attacco? Stare con i cani è molto faticoso. 3, 2, 1. Andate a mangiare! Oh no! Ma Matti, ma che cosa hai fatto? Sono corsi tutti verso di lei! Mi hai lanciato tutti i cosi, tutti i cani! Questi qua come si chiamano? Lo vuoi? No, è mio! Oh no! Io mi stavo rilassando! Giorgia, non mi guardare con questi occhi, ti viene il mal di pancia poi. Prossima cosa nella lista, giocare a nascondino con i cani. Ma perché ci ha chiesto di giocare a nascondino con i cani? Non lo so, penso per addestrarli, non ho capito. Vabbè, allora conto e mi faccio dare una mano da loro a cercare te. Ok, io vado. 1, 2... 8, 9, 10. Siete pronti? Andiamo a cercare Ninna. Andiamo. Venite. Dove sei? Sto cercando. Allora ragazzi, dobbiamo riuscire a trovare Ninna, va bene? Dobbiamo essere rapidi, dobbiamo vincere questo nascondino. Si hai capito bene, lo vinceremo. E come se lo vinceremo? Andiamo, dai. Dove si sarà nascosta? Dai, datemi una mano a cercarla. Via, andate via, vi prego, via. Ehi, state dicendo che è lì? Da questa parte? Dove devo andare? Ehi, cosa ci fate voi qui? Peccata. Bravissima Lucrezia, batti 5. Ok, va bene comunque. Ragazzi, è arrivato il momento di lasciarci. Però io ho deciso di fare una cosa. Ti porterò a casa uno di loro. Vuoi venire a casa Ninna, con me? Ninna, mi sa che vogliono venire tutti a casa con te. Sì, ma perché ho i premietti nella mano. Ma Lisa secondo me vuole, vedi quanto è carina. Vabbè, adesso pure prima tu. Che tu te li porti via tutti, no. Ninna, noi dobbiamo andare. La lista è stata completata e la padrona sta per tornare, no. Ciao Lisa, ciao cagnolini. Andiamo, Lisa. Andiamo. Voce normale e davanti. Ninna, ma cosa ti è successo? Non sono carina? Beh sì, sei abbastanza carina, devo ammetterlo, ma io voglio la vera Ninna. Eccomi, siamo uguali, non potevi confondere. Hai ragione, comunque benvenuti in questo nuovo video speciale in cui... Dillo a lei. Ma come non te lo ricordi? Dillo a lei. Ninna, e tu praticamente devi rincontrare i tuoi cani dopo un anno. Sarà un momento super emozionante e io non vedo l'ora. Dovete sapere che Ninna ha due cani, due bassotti che si chiamano Cleo e Ziguli. E anche una bambolina, chiacchiera. Molto, ma perché io non ce l'ho? Però ora basta chiacchiere, andiamo a prendere i cani. Cagnolini, stiamo arrivando. Andiamo. Aspetta un attimo Ninna. Cosa? Mi è venuta un'idea. Ma se prima di andare a prendere i cagnolini andassimo a comprargli un regalino? Un regalino? Perché non li vediamo da tanto. Oh sì, un regalino carinissimo. Ok, allora dritti verso il regalino. Andiamo, regalino. Questo è carino. Questo non suona. Allora, questi sono i due giochini che abbiamo scelto per... Intanto Matt sta guidando. Sono un super guidatore. Sì. Dicevo, questi sono i due giochini che abbiamo scelto. Uno è una petta che suona in teoria. Ok. E l'altro è un coccodrillo gigante. E suona anche questo, sentite? Marina, ma quel coccodrillo è gigantesco. Sì, tra l'altro è anche più grande dei miei cani, perché sono due passati carini piccolini. Comunque Ninna, come ti senti a non vedere i tuoi cani da così tanto tempo? È davvero passato un sacco. Infatti mi mancano tantissimo, li vedo solo tramite videochiamata, ma oggi li rivedremo finalmente. Mi mancavano, sono due carinissimi cagnolini. Non ti mettere a piangere però, eh. Come no? Vabbè, se vuoi metterti a piangere, fallo. Oh, oh, ragazzi, mi sono sporcata i pantaloni con il coccodrillo. Mamma! No! Ma il coccodrillo perde vernice. Sì! Aspetta un secondo, mi stavo chiedendo una cosa. Cosa? Il coccodrillo come fa? Scrivetecelo nei commenti. Ah!
saltato sulla testa. Ce l'abbiamo fatta. Saliamo sulla macchina. Vai, numero uno. Sì, ti devo prendere, grazie. Andiamo, andiamo. Che bella macchina. Ti piace questa macchina, Zigu? Ma cosa sta facendo? È coccolosa. Ora che sta bene. Dai, andiamo. Dai, Leo, andiamo. Ti prendo, ti prendo. No. Ciao! Sì. Ciao! Ma dove vanno? Ciao, cari! Come va? Come va? Mi siete mancati tantissimo, io vi sono mancata! Ma dove stanno andando? Allora, facciamo un piccolo recap. Lei... Cle. Ciao, lei è Cleo. Quella con la zampa fasciata perché si è fatta male. E invece lui è Ziguli. Sì, esatto, quello con la faccia da cagnolino imbranato. Sì, Leo, che cosa stai facendo? Ma non puoi scappare, sei in macchina. Secondo me Matti fa così perché sente il profumo dei giochini. Il profumo dei giochini. Allora andiamo che tra poco gli diamo i regali. Sì. Cleo, ma perché piangi? Perché vuoi il giochino, ma te lo do appena arriviamo al mare, perché sennò tu lo fai cadere. Zigu? Zigu, ma stai dormendo? No, non piangere. Ora dove stiamo andando? Stiamo andando al mare a giocare un po'. Woohoo! Mettete il guinzaglio che siamo arrivati al mare. Siamo al mare, Cleo. Ma i regalini quando glieli diamo? Dopo. Cleo, dove stai andando? Ok. E ora dobbiamo fare così. Dobbiamo fare così e mettere questo al centro. E siamo pronti per andare al mare. Andiamo. Addio, cagnolini. Zigu, vieni. Bravo. Adesso zampa, dammi la zampa. No, non te la darà mai. Dammi la zampa. Tieni. Dammi la zampa. Ciao, Cleo. Ciao, ma tu vuoi più bene a me, non vuoi bene a Matti. Guarda. E adesso gira volta. No, vogliono tutti più bene a me, Matti, scusa. Ma perché nessuno viene da me? Comunque siamo venuti al mare a fare una piccola passeggiata e tra poco torneremo a casa a dare i regalini. Chissà come reagiranno, secondo me impazziscono. Purtroppo oggi il mare è un po' mosso e c'è un po' di vento. Quindi adesso torniamo a casa, anche perché vi dobbiamo svelare che cosa ha fatto Cleo alla zampa. Avete visto? Ha la zampa tutta ingessata, poverina. E bisogna dire la verità. Adesso vi sveleremo cosa è successo. Falciacchiotti, siamo appena arrivati a casa e ora stiamo per dare questi due giochini a Cleo e Ziguli. Ovviamente Cleo si merita questo perché poverina è malata. Esatto, si è fatta male alla zampa, quindi avrà il giocattolo più grande. Però prima di darglielo io direi di fare una caccia al tesoro per vedere chi è che lo trova prima. Ok, che la caccia al tesoro abbia inizio. Vediamo chi troverà prima la petta. Guardate intanto qua sotto cosa succede. Non aspettano altro. Ok, vado a nasconderli. Vai. No, voi non potete guardare. Stiamo giocando. Cleo, Zigu, Nina, hai fatto? Ho fatto. Ok, potete andare a cercarlo. Dove è la petta? Attenzione, vediamo un po'. Dovete cercarla. Seguiamoli, vediamo cosa fanno. Nina, l'hai nascosto? L'ho nascosto, sì, ma Zigu, no, non ce l'ho io. Ma Zigu, ma tu sei, ma sei proprio un cagnolino imbranatino, eh. Ma no, non ce l'ha Nina. Dov'è la petta? Cercala, dov'è Cleo? Dov'è l'ape? Cleo, cerca l'ape. Dov'è? Cerca l'ape. Dov'è nascosta? L'ape? Vi do un indizio, è qui vicino. No, non è il telefono, Zigu. Dov'è l'ape? Cerca l'ape. Ok, è vicina? Nina, non lo trovano. È più difficile del premesso. No, Cleo, non ce l'ho io. No, Zigu, dovete cercarla. È una caccia al tesoro. Allora, in questo momento sono proprio vicino al gioco. Dai, ci siete? L'avete trovato? Zigu l'ha trovato. L'ha trovata, Zigu. Eccolo. No, Cleo, aspetta. Eccolo. No, aspetta, te la do. Ok, Cleo, perfetto, ce l'ha fatta, l'ha presa. Sei riuscita! Solo che questa Cleo non era per te. Intanto qui c'è un'altra Ninna, ma andiamo a dare il coccodrillo a Ziguli, che so già che lo ruberà Cleo. A te nessun giocattolo perché sei cattivo. Non è vero, Matti.
Oh, oh. Zigu, ma tu stavi guardando, non puoi trovarlo subito. Vediamo cosa fa. Ma perché a Zigu non piacciono i giochi come a Cleo? Non lo so, guarda, nemmeno lo calcola. L'ha ignorato completamente, ma c'è un coccodrillo lì, ma perché non ci vai? Che cosa sta facendo? Ma è proprio un cane strano. Cleo, vieni un attimo. Cleo, aspetta, Zigu l'ha trovato. Vai, oh, è gigante. Cleo, è il tuo gioco! Il tuo gioco perché sei malata! Ecco, lo sapevo che sarebbe finita così. Ha già lasciato il giochino più piccolo per prendere quello gigante. Cleo, ti piace il tuo nuovo gioco? Ma no, è andata dall'altro gioco! Vai, Zigu, è il tuo momento, gioca! Perché non gioca mai, Ziguli? Beh, possiamo dire che questi giochi sono piaciuti più a Cleo che a Zigu. Sì, li ignora completamente, invece Cleo li sta mordendo esattamente entrambi. Cleo, senti? A Cleo piacciono un sacco i giochi che suonano. È arrivato il momento di raccontarvi cosa è successo alla piccola Cleopatra, perché il suo nome intero è Cleopatra. Intanto lei sta giocando con la sua petta. Sono sicura che tra qualche secondo la butterà giù dal divano e inizierà a piangere. Comunque iniziamo. Praticamente i miei genitori erano in vacanza e Cleo era con la sua dog sitter. Intanto c'è Zigu che piange qua intorno. Dai, sali anche tu. Sali, Zigu. Vieni. Ah, sei proprio un cagnolino piagnone. Stavamo dicendo, Cleo era con la sua dog sitter e un giorno, circa un mese fa, una macchina, mentre Cleo stava camminando, stava attraversando la strada senza guardare, se dobbiamo dire la verità. E non si fa, non si attraversa la strada senza guardare, vero Cleo? Una macchina ha schiacciato la povera zampetta di Cleo e infatti Cleo ha una frattura, una... si è rotta la zampa, insomma, e quindi gli hanno dovuto... Posso parlare? Dicevo, e quindi gli hanno dovuto mettere una stecca di legno per farla camminare. Ora è da più di un mese che ha questa cosa. Infatti domani dovrà andare dal veterinario e vedere se gliela tolgono. Speriamo di sì. Comunque ci siamo presi un bello spavento, ma ora per fortuna sta bene. La cosa che mi fa ridere è che quando cammina fa... Poverina. Ecco, guarda, adesso si è anche offesa. No, scusami, Cleo, non ti volevo prendere in giro. Ciao, Zigu, sei triste? Ok, visto che abbiamo già iniziato il nascondino, conti tu. Ma, aspetta, ok, va bene, conto io. Il problema è che questa non è casa nostra, ok? Questa non è per niente casa nostra. Di conseguenza io non è che conosca benissimo tutti i nascondigli. Siamo a casa dei genitori di Ninna. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sto arrivando. Vediamo un pochino che cosa fa Ninna. Vediamo dove si è nascosta più che altro. Ehi Ninna, per caso sei in mezzo a questa foresta di piante? No. Non lo so, non lo so. Può darsi che dobbiamo andare a cercare in dei posti più particolari, in dei nascondigli più speciali. Aspetta un attimo, qui c'è un cagnolino che può darmi una mano. Ti seguo Cleo, vediamo se mi porti al nascondiglio. C'è qualcuno qui? Ma no, non c'è nessuno. Zigu! Eccoti qua, Zigu, ho bisogno di te. Devi dirmi dov'è Ninna, aiutami a cercare Ninna. No, dove stai andando? Lì ho già controllato, non c'è. Dai, dammi una mano. Dov'è Ninna? Vai da Ninna. Vai da Ninna, Zigu. Dov'è? Dov'è Ninna? Dietro la... Aspetta, è dietro la tenda, ho capito, grazie. Ok, vediamo un po'. Ma qui non c'è nessuno. Zigu, ma cosa... Cosa? Zigu! L'hai trovata! Ma non è giusto, hai usato un trucchetto. Bravissimo, Zigu, hai trovato Ninna. Senza di te io non l'avrei mai trovata. Ma cosa sta facendo? Si è messo in collo. Guarda che l'ho trovata, non c'è bisogno che gli sali in braccio, l'ho vista, eh. Ma sei proprio un cane da nascondino, tu. Ma adesso mi nascondo io, prova a cercarmi, Zigu. Vediamo se mi trova. Ora sono proprio curioso. Un dinosauro? Ok, mettiamoci qua. Ok, perfetto. Qui non mi può trovare, qui non mi potrà trovare. Cleo, vattene via, vattene via, vattene via. Ma perché i cani mi trovano subito? Sono più bravi di noi a nascondino questi cani. Dov'è Matti? Hai visto? Dov'è Matti? Dov'è Matti? Matti? Dov'è Matti? Dove sei andato, Cleo? No, vai via. Cleo? Vai via. Ti ha trovato. Ah, non è giusto però, senza cani non mi avresti mai e poi mai trovato. Sei sicuro? Sicuro al 100, no, forse no. Mi avresti trovato comunque. Non eri nemmeno nascosto in realtà. Volevo far vedere una cosa a tutti. Cosa? Una bambina? Sono io! Ah,
sei tu? Avevo le treccine, vedi le treccine, i capelli. Beh, effettivamente la faccia ti assomiglia molto, ma i capelli per niente. Aspetta, rifaccio la stessa faccia. Identica. Sì. E questa invece? Qua ero felice, guarda. Ma non assomiglia? Ah sì, un pochino sì. Secondo voi assomiglia a Ninna? Scrivetecelo nei commenti. Sono io, non è che deve assomigliare. Secondo me tu ti stai inventando tutto. Sono foto di altre bambine e fai finta di essere tu. Guarda, questa qui sono io. Ma hai i capelli corti, tu c'hai i capelli lunghissimi. Ma cosa stai dicendo? No, ho sbagliato. Guarda, questa qui non sono io. Vabbè, Ninna, tu sei un po' pazza. Questa sono io, si riconosce perché avevo tutta la Nutella intorno alla bocca. Non ci posso credere, ma quindi la leggenda del cornetto Canutella è nata già da quando eri piccolissima. Ninna Canutella. Ninna Canutella, wow. Questo è troppo ridere. Ma poi dov'eri qui? Al mare. Che bello, quello dove siamo stati prima. Sì. Guarda un po', io facevo ginnastica artistica. Sì, vabbè, certo, non ci posso credere che tu riuscivi a fare questa mossa, questa spaccata. Io l'avevo detto alle bambine che sono venute a casa nostra che non credevano in me con le acrobazie, ma io facevo ginnastica ed ero bravissima. Ok, allora, visto che tu dici che questa sei tu, cioè proprio questa qui che sta facendo questa mossa sei tu, adesso devi dimostrarmelo. Ok, questa è la tecnica. Beh, che dire, sì, sì. Diciamo che eri più carina nella foto, però diciamo che ci sei più o meno riuscita. Eri più carina dove? No, stavo dicendo che ovviamente sei carinissima anche adesso. Devo andare, ciao. Guardate, no, dico non fare rumore. Ninna sta dormendo. Cleo sta dormendo. Che paura. Io volevo farti uno scherzo, ma non ci sono riuscito. Ma guarda che carini sono sulle mie gambe, perché io ho due gambe e due cani. Ah, ok, ho capito. E quindi tu cammini con queste nuove gambe ora? No, ma ci sono i miei cani questi. Ah, che ne dici se andiamo a giocare a Fortnite insieme o a Minecraft? No, lui non gioca ai videogiochi. E tu invece? Dorme. Uffa, vero, sono noiosi questi cani. Tu sei noioso. Ragazzi, è la mattina dopo e guardate un po' che c'è qui. C'è Cleo con il suo coccodrillo. E c'è una novità però. Cos'è successo, Ninna? È andata dal veterinario e gli ha detto che è diventato un cane potenziato. Ma che cosa vuol dire, Ninna? Ma che significa? Guardate, Cleo, scusa, possiamo vedere la tua zampetta di legno che non è più di legno? Cosa? Cleo? Non è più di legno? Cleo, vabbè, così la possiamo vedere. Guardate, la sua zampetta non ha più quella fasciatura. È tornata normale, wow, è guarita. Ma siamo stati noi che siamo venuti qui da loro a farla guarire? Non credo. Comunque, Cleo è molto arrabbiata ora. Ma perché mi guardi così? Perché mi stai guardando così, Zico? Ninna, Zico mi sembra un pochino triste perché non lo stai accarezzando. Sì, accarezza anche lui. Scusami, Zico, comunque mi siete mancati tanto. Siete carinissimi. Questo me lo porto via, però. Io e Cleo. Mi hai fatto spaventare. Guarda, secondo me fa anche agility qui nella vita. Che cosa significa? Guarda, devi prendere i coppi. 3, 2, 1, vai! Ninna, cosa avevi detto che faceva Edo agility? Oh,
saluto da Matti. Quello che avete visto è molto strano, soprattutto per me. In questo momento ci troviamo nella nuova villa degli youtuber. Infatti i video estivi non sono finiti, anzi, per chi ci sta seguendo dall'inizio dell'estate sa benissimo che questa è la seconda villa per fare dei video super speciali con i nostri amici. Solo che oggi è successo qualcosa di molto strano. Ninna è scomparsa questa mattina, se n'è andata via dalla villa e adesso l'ho ritrovata, ma non è più da sola. Voi non so se ve ne siete accorti, ma Ninna è insieme a un cane. Io sinceramente non so da dove sia arrivato questo cane, però vi posso dire che si trova nella nostra villa, all'interno, proprio dentro al cancello, cioè è proprio insieme a noi. E beh, sto iniziando ad avere paura, perché Ninna, beh, Ninna potrebbe averlo. Ok, no, non facciamoci strane idee. Andiamoglielo a chiedere direttamente. Mi raccomando, falsacchiotti, lasciate un mi piace per nuovi video estivi. Guardate, Ninna si trova esattamente fuori da questa porta. Eccola lì, guardate. Quanto sei carino, mamma mia. Queste sopracciglia, oh, ma chiudi un po' la bocca, però ti puzza un po' l'alito, devo dire la verità. Sì, avete visto proprio bene. Penso che ora abbiamo la conferma che quello, beh, sia un cane. E beh, a me bastano già due gatti in casa. Sì, me ne bastano proprio due, che sono Willy e Piadina. Non ho bisogno anche di un cane, perché poi sappiamo bene che i cani e i gatti non vanno molto d'accordo. Quindi adesso andiamo da Ninna e gli chiediamo cosa succede con molta tranquillità. C'era una volta una signora che si chiamava Ninna Corinna, che ha adottato un cane bellissimo, un cane un po' Ninna. Un caramello, un cane carino. Ninna? Non vedi che sto facendo addormentare il cane? Puoi stare zitto, per favore? No, è che ti dovrei chiedere una cosa. E quindi c'era questa ragazza che aveva adottato questo cane, no? E questo cane è così carino, così morbido. Solo che questa ragazza aveva anche due gatti. Sì, due gatti molto carini. E il problema è che questi due gatti non avevano mai visto un cane. E sai com'è andata a finire? Sta parlando di noi. Beh, è andata a finire che la ragazza portò ugualmente il cane a casa con i due gatti e vissero tutti felici e contenti. Bene, ora che sta dormendo, che cosa vuoi, Matti? Vieni insieme a me, dobbiamo fare un discorsetto. Si può sapere che cosa stai facendo? Matti, te l'ho già detto, stavo facendo addormentare il nostro nuovo cane. Cosa hai detto? Stavo facendo addormentare il nostro nuovo cane. Il nostro nuovo cane? Sì, è lì, non lo vedi? Non ti piace? Ma io non ho un nuovo cane. Come no? L'ho preso io. Cosa? Ci stai dicendo che è il nostro, di nostra proprietà? Sì, l'ho adottato. Ciao, come stai? Ninna? Questo sarebbe il nostro nuovo cane, ok? Come si chiama? Si chiama Edo. Edo, ciao Edo, come va? Sei molto amichevole, cioè è la prima volta che ci vediamo e tu ti sei letteralmente sdraiato su di me. Molto interessante come cosa. Quindi questo sarebbe il nostro nuovo cane, ma ovviamente è un cane che resta qui nella villa quando noi torniamo nella nostra casetta da Willy e Piadina, vero? No, ma ti stai sbagliando, questo cane verrà con noi a casa e ho già comprato la cuccia, ho già comprato un'altra ciotola, ho già comprato un collarino tutto blu molto carino. Aspetta un attimo. Ninna, riunione. Che riunione devi fare? No, ecco, volevo solo la conferma di quello che mi hai appena detto. Questo cane resta nella villa degli youtuber, non se ne torna a casa con noi. Matti, l'ho adottato, cos'è che non ti torna? Deve venire a casa con noi, perché appunto l'ho adottato. Oh, mamma mia, ma perché non me l'hai chiesto prima? Che cosa ti dovevo chiedere, scusa? Oh, sai quante responsabilità comporta prendere un cane? Lo devi portare a fare i bisognini, lo devi portare dal veterinario, gli devi comprare da mangiare. Era così carino. Anin, quante volte te lo devo dire che mi devi chiedere le cose prima di farle? Allora ti devo chiedere pure se mi posso mettere le scarpe di Ninna e Matti? Aspetta, cosa? Perché le ho già messe. Guarda quanto sono belle, estive e carinissime, ma anche invernali e comodissime. Ovviamente no, Ninna, questa cosa non c'è bisogno che me la chiedi, è ovvio. Anche io indosso le scarpe di Ninna e Matti ogni giorno. E vi ricordiamo che nel link in descrizione, nel sito di Mima Nera, che è appunto il sito con cui abbiamo collaborato per fare queste scarpe, le potete acquistare anche voi.
Se siete dei veri falsacchiotti, ovviamente le dovete avere, se no non fate parte del team falsacchiotti. È vero! Ehi, Edo! Vieni! Vedi? È anche bravo! Edo, non devi andare da me, devi andare da Minna, è lei la tua padrona, io non ti ho preso. No, anche tu sei il suo padrone, scusa, mica sono io, vero Edo? Ma quanto è bello! Edo, dai, vediamo un po' insieme, vieni con i Poppy! Perché viene sempre da me? Perché è innamorato di te. Guarda qua, questi sono Poppy. Fai pop, dai, fai pop, pop. Dai, Edo, dai, Edo, se sei il cane di Nino e Matti devi giocare con i Poppit, è ovvio. Pop. È il nostro gioco preferito. Pop, pop. Vedi, sta facendo pop con la zampa. Wow, bravissimo, Edo, vai, continua a fare pop, dai. Bravo. E ora guarda, secondo me fa anche agility lui nella vita. Che cosa significa? Guarda, devi prendere il Poppit. 3, 2, 1, vai! Minna, cosa avevi detto che faceva Edo? Agility? Sì, praticamente lui fa... Io lancio il Poppit e lui lo guarda e si agita. Agility. Ovviamente, perché tu non sai giocare con i cani. Guarda un po' qui. Edo, 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 inseguimi, inseguimi. Ma com'è possibile? I cani ti inseguono sempre se tu corri. Uffa! Cosa? Ci sto incominciando a prendere gusto. Mi piace tanto il nostro nuovo cane. Sì, è bellissimo il nostro nuovo cane. Lo porteremo a casa, farà tante cose. No, Ninna, questo cane resterà qui in villa. È solo il cane estivo, va bene? Non va bene. Guarda che io lo so che non è nostro, ma questo cane era già in questa villa. Lui vive qui, non prendermi in giro. E chi te l'ha detto? Vabbè, comunque, che ne dici se proviamo a farlo conoscere ai nostri amici? Ok, sono d'accordo, secondo me a Dani piacerà tantissimo. Ok, perfetto. Ehi, Dani, puoi venire un attimo? Robby, ci siete, dai, sbrigatevi. Cos'è accesi così importante? Dovete sapere che c'è un nuovo abitante nella villa. Un nuovo abitante? Sì, tutto peloso e non è Matti. Dani, è un gatto? No, non è un gatto, è un cane. Un cane? Sì, sì, vi dobbiamo annunciare che abbiamo un nuovo cane. Sì, e l'ho adottato e verrà a casa con noi. No, Ninna, non verrà. No. Oh, come ve lo devo dire, non verrà a casa nostra. Hai un nuovo cane, Matti, auguri. Bravo, Matti. Matti, mi sa che Ninna dopo questo cane non ti considererà più. Tra no. Willy e Dina e questo cane. Sì, in effetti sì. Come si chiama questo vostro nuovo cane? Adesso ve lo presento. C'è da dire una cosa, è molto carino, quindi sono felice anche io. E tu chi sei? Scusami. Guarda, vuole le coccole. Le coccole? Lui è Edo. Ciao Edo. Ninna, posso portarmelo a casa mia? Eh sì, ora è il nostro nuovo cane. Sì, sì, va bene, va bene. L'importante è che non ce lo portiamo a casa noi. Sì. Ciao, ciao Edo, ciao. Ciao. Come sei carino. Che carino che è. E dovete sapere che è pure intelligente, guardate. Ehi Edo, quanto fa 2 più 2? Ricordatelo, l'abbiamo detto prima. Bravo Edo, ma sei così intelligente. Mamma mia, lo sapevo, potevi essere solo il mio cane con questo cervello. È così bello giocare con Edo. E sai che ti dico? Ora andiamo a farci un tuffo in piscina. Hai sentito Edo? Si va in piscina. Che bello. Andiamo. Ma lui sta solo da me. Dai, andiamo Edo, è il momento di andare. Coraggio, ehi. Eccolo, sta andando. Ehi, no, la piscina non è proprio lì però, eh. Guardate quanto è bella la piscina di quest'estate. Cioè, è gigantesca, guardate. Non potete perdervi neanche un video estivo in piscina, perché è gigante. Matti, non credo che si farà il bagno. Comunque, sopra Edo comparirà un video che sicuramente ancora non avete visto. Quindi andatelo a vedere. Ci vediamo al prossimo video. No, non mi leccare, ciao.